Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, voglio affrontare un tema molto importante e molto difficile, che è il tema delle abbuffate. Non parlo di questo argomento sul mio canale da anni. Ho iniziato parlando di queste tematiche, poi man mano che io mi allontanavo da queste problematiche ne ho parlato sempre di meno, però ho sentito il bisogno di affrontare questo tema in questo momento, data la situazione in cui stiamo vivendo, un po' perché recentemente mi sono ritrovata a riflettere su come avrei sofferto questi giorni se mentalmente fossi stata in quel mindset. Voglio iniziare dicendo ciò che io definisco come abbuffata. Per come l'ho vissuta io, l'abbuffata è quel momento in cui il tuo cervello smette di pensare, prende il sopravvento un'altra persona, si potrebbe dire, e ti porta a mangiare volumi spropositati di cibo, andando contro ogni senso di fame, sazietà, sapore, gusto, e l'obiettivo è quello soltanto di strafocarsi di cibo, però mentalmente non si è presenti, è come se si diventasse un automa. La buffata per me non è la consapevole mangiatona, quindi data la mia visione su cosa è una buffata, se vi ritrovate nella definizione, ascoltatemi che magari qualche mio consiglio, visto che ci sono passata anch'io, potrebbe esservi utile. So che in questa situazione in cui ci si ritrova chiusi in casa dalla mattina alla sera, il rischio di abbuffata è molto alto, soprattutto se siete in quarantena da soli, perché per come l'ho vissuta io, le mie abbuffate che ho avuto erano soprattutto in un momento in cui mi sentivo sola, abbandonata e allontanata da tutti. Quindi l'ambiente della quarantena solitaria è assolutamente il quadro perfetto per portare una buffata. Inoltre siamo in una situazione dove già le preoccupazioni per tutto ciò che sta succedendo intorno sono alte, e quindi lo stress emotivo sulla persona può essere un driver di questo comportamento. Ho alcuni consigli che da potervi dare, data la mia esperienza, e il primo è quello di non avere un approccio restrittivo. Nel momento in cui noi imponiamo al cervello qualcosa, questo, nel momento in cui ci vede un po' tentennare e un pochino essere sul punto di un cedimento, attacca e ci fa fare esattamente il contrario di quello che vorremmo fare. Quindi se noi iniziamo la giornata o comunque ci approcciamo al cibo pensando oggi mangio poco, mangio meno, mi limito, salto un pasto, eccetera, il nostro cervello ne approfitterà al primo momento utile per farci fare esattamente l'opposto e volere anche di più. Quindi è molto importante iniziare la giornata con l'idea di mangiare a tutti i pasti, equilibrato, e prendersi cura del proprio corpo. Un altro consiglio è quello di accontentare le voglie. Se avete voglia di cioccolato, mangiatevi un cubetto di cioccolato. È meglio un cubetto di cioccolato ogni tanto piuttosto che privarsene totalmente e poi così, nel momento in cui capita, mangiare 8 steak di cioccolato tutte insieme. Se avete voglia di qualcosa, cercate di mangiarla. So che non è sempre possibile, ad esempio io non riesco a mangiare una pizza da 2 mesi e purtroppo, cioè lo devo ammettere, io non vedo l'ora di mangiare una pizza, e cioè non ne voglio solo una, ne voglio 5, perché è così. Nel momento in cui uno ti dice non pensare all'elefante bianco, tu pensi all'elefante bianco. Un altro consiglio che mi sento di darvi è quello di parlare. Raccontate a qualcuno ciò che state provando, se che vi state sentendo soli, che avete avuto degli episodi, è normale, non dovete sentirvi in imbarazzo, ma soprattutto, secondo me, è sbagliato pensare ma al momento c'è chi sta peggio. Al mondo c'è sempre chi sta peggio, a prescindere dalla situazione che stiamo vivendo adesso. Quindi andare a pensare ma la mia situazione non è abbastanza grave, paragonata magari a qualcuno che è in punto di morte, indubbiamente, però non è giusto sminuirsi e sminuire le proprie emozioni, soprattutto nei propri confronti. Se non vi sentite di parlarne ai vostri genitori, al vostro fidanzato, contattare il vostro psicologo, se ce lo avete, scrivete sul vostro diario, le pagine non vi giudicheranno mai. E credetemi, quando io ho capito questa cosa, il vostro diario non vi giudicherà mai, potete scrivere qualunque cosa, lui non vi darà mai ma che vanitoso, ma che problema del cacchio, ma che cavolata. Lui raccoglierà ciò che gli scrivete e basta. E credetevi, cioè, è liberatorio. Io infatti ho scritto tantissimo nel mio diario, cose anche di cui magari io leggo e dico, mamma mia Silvia, però sei un po' vanitosa. Sì, ma è il mio diario, nessuno mi giudica.
Un altro consiglio che mi sento di darvi è, soprattutto se vivete da soli, è quello di limitare nel più del possibile le tentazioni in casa. Se sapete che avete un alimento che è il vostro punto debole, che se aprite quel barattolo e date la leccata a quella cioccolata o quel burro di frutta secca, poi non riuscite più a controllarvi, non tenetelo in casa. Dovete essere consapevoli che quello sarà un alimento che dovrete introdurre piano piano nella vostra dispensa affinché possa essere presente, ma che la sua presenza non vi porti a doverlo mangiare tutto. Io, proprio per la frutta secca e i burri, ho avuto un inserimento molto lento negli anni. C'era un tempo in cui, se io ce l'avevo in casa, mi sentivo quasi in colpa di averlo in casa, non volevo che nessuno sapesse che io c'avevo quella cosa così buona in casa e quindi dovevo finirla subito. Piano piano negli anni sono passata da tenere in casa un barattolino da 100 grammi a uno da 200, uno da mezzo chilo, uno da un chilo e adesso ne ho 20 da chilo. Più o meno. E l'ultimo consiglio che mi sento di darvi, è quello che a me ha aiutato davvero tanto, è stato quello di capire cosa mi porta la buffata. È un sentimento? Mi sento sola, mi sento abbandonata, ho litigato con qualcuno, oppure è proprio fame, oppure è proprio il desiderio di farmi del male e quindi cercare di evitare quella situazione. Io, ad esempio, ho avuto sia il problema dell'abbandono, solitudine, ma ho avuto anche il problema del fatto che se io a metà pomeriggio facevo merenda con qualcosa di dolce, molto spesso non mi saziava, non mi bastava, mi scatenava voglia di ancora di più. E questo poi mi portava a volerne sempre di più, di più, di più, di più, finché non mangiavo quel di più che mi scatenava nel cervello il tanto ormai, e quindi abbuffata assicurata. Quindi negli anni, per evitare che mi succedesse, ho fatto tante merende salate, ho evitato di fare merende dolci fino a quando non mi sono sentita abbastanza sicura da reintrodurre la merenda dolce e arrivare al punto in cui sono adesso, che è quello di farla e non cadere in questa problematica. Io in passato sono stata sia anoressica che bulimica, dovute tutto ragazzi. Yay. E devo dire che la bulimia è stata veramente la parte più difficile da annientare, perché è qualcosa che va totalmente fuori controllo e quando non c'è controllo poi è difficile cercare di metterla sotto controllo e dare una sistemata alla situazione. Però ce l'ho fatta, ormai sono anni che non ho un comportamento bulimico e non... ora che ci penso mi sembra un qualcosa di strano che non legherei mai a come mangio io, al mio approccio all'alimentazione e al mio stile di vita, però è stato un lungo percorso che ho condiviso con voi, poi ammetto di averne smesso di parlare perché è anche difficile per me a volte ritornare su quei discorsi, su quei pensieri, soprattutto adesso che ne sono talmente fuori che faccio fatica a ricordare ciò che vivevo. A volte rileggo i miei diari, le pagine di diario di cui vi parlavo prima, e trovo una Silvia che non è assolutamente quella che sono ora e faccio fatica a riconoscerla, ma è perché curando la testa si entra in altri circuiti mentali che annientano gli altri e quindi io adesso li ho annientati e sono totalmente un'altra persona. Quindi è possibile uscirne, ma nel frattempo spero che questi pochi consigli vi possano essere utili, vi aiutino a farvi anche sentire soltanto meno sole, non lo so. So che in passato i video sulle abbuffate sono stati molto apprezzati, quindi spero che anche questo lo sia. E basta. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!